Bella a tutti ragazzi, qui Erzatto, ennesima challenge di Knuckle Deeds. Soffiarsi il naso è pericoloso ragazzi, non fatelo assolutamente. E niente, iniziamo il video fra 3, 2, 1, via. Il programma è pericoloso. È pericoloso. Se il programma cade in acqua, correte dai vicini e chiamate Metallica. Ma questo non è un programma. Ci possono aiutare, va bene? Questo episodio. Se una giornata normale si trasformasse in una giornata con i denti? Con i denti? Sono Bear Grylls. No, non saprei proprio cosa fare. Questo si sapeva. La maggior parte di noi si sente più al sicuro. È a casa. Nella giungla vietnamita. State a vedere. È vero, è vero. Anche quella, voglio dire, tutti i giorni. Oh mio Dio. La prima regola dell'autodifesa è allungare o accorciare il cazzo. Se ti attaccassi da dietro. Giusto, è vero. Un cazzo grande e grosso sorprende. Mi servirebbe un cazzo lungo 30 metri. Il guardrail infernale del diavolo. Pericoloso. È tagliente e appuntito. Meglio non giusto. Averci a che fare. Siamo andati a casa del diavolo. Panorama gigante. I panorami giganti iniettano un veleno gigante tramite denti affilati. Giganti. Topo da doccia. Questi tubi topo sono da doccia. Potrei bruciarmi senza accorgermene. Eh beh, è difficile bruciarsi senza accorgersene, sinceramente. Starete pensando che non potrei sopravvivere a una tale caduta. Ma questa non è una caduta normale. Ma che cazzo? Wow. Ma li voglio anch'io questi poteri. A Satoga ancora dobbiamo lavorare su questo. Potrebbe entrare indisturbato in casa vostra mentre dormite. Cos'era? Scendo a trollare. A trollare. Chi c'è lì? Sono un intruso pericoloso. Andate fuori da casa mia. Faccio un passo avanti e applico il blocco. L'ho steso. Dobbiamo chiamare la zia. Tenete sempre un topo da letto. Non pensavo fosse uno zingaro, Bergwitz. Quest'uomo non è solo pericoloso. È anche pericoloso. Soffiarsi il naso può avere gravi conseguenze. Sono vivo per miracolo. Come avete visto ragazzi, soffiandosi il naso si perde sangue. Non fatelo, no, rischiate seriamente di spezzarvi le costole. Cioè se voi starnutite, non se vi soffiate il naso, se starnutite rischiate di spezzarvi la costola. Quindi state attenti, fatelo con discrezione, non abusate di questo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.